Ciao ragazzi, dunque è finito il primo quarto di finale e l'Uruguay ha eliminato la Francia ha eliminato l'Uruguay vincendo la partita per 2-0. L'Uruguay dunque saluta la competizione e che devo dire? Secondo me non c'è stata partita, nel senso che la Francia secondo me è stata superiore. L'Uruguay ha iniziato bene, ha messo tanto agonismo, tanta voglia di fare, tanta voglia di provarci, però alla fine la Francia ha un'altra classe, si vedeva. E alla fine, sì, è vero, l'Uruguay, adesso sto guardando le statistiche, ha fatto 4 tiri in porta contro 2 della Francia, ma il palleggio del gioco si vedeva che la Francia era superiore. C'era la sensazione che la Francia potesse inventarsi da un momento all'altro qualcosa. Chiaro è che se fosse passato in vantaggio l'Uruguay sarebbe cambiato sicuramente qualcosa. Cosa è mancato a questo Uruguay? Secondo me Cavani è pesato tantissimo, perché Suarez alla fine sì, tutto quello che volete, ma ha fatto veramente è un periodo della sua carriera anonimo, dove non riesce a tornare più a certi livelli, probabilmente a livello come decisivo, come giocatore decisivo. E Cavani lo ha aiutato tantissimo a tornare a certi livelli. E senza Cavani Stuani non è nemmeno paragonabile, e quindi assolutamente alla fine insomma penso che la Francia abbia meritato. Poi tra l'altro sul 2-0, cioè sull'1-0 c'è stato il paperone di Muslera, che ha regalato poi il 2-0 a Griezmann, che ha chiuso definitivamente i giochi. E c'è poco da dire, ripeto, secondo me è troppo superiore la Francia. Se dovesse passare il Brasile, credo che Francia-Brasile sia la vera finale anticipata. Adesso staremo a vedere. E niente ragazzi, passa la Francia, fuori l'Uruguay, finisce qui la favola di Oscar Tabárez, purtroppo, perché ti favo per lui. Però insomma la Francia con Matuidi, infatti a me da Juventino non cambia molto non cambiava molto se passava la Francia o passava l'Uruguay. O Bentancur o Matuidi andava in semifinale per forza. Adesso tiferò il Brasile sperando che passi anche la squadra di Douglas Costa, in modo da avere almeno uno Juventino in finale, almeno uno Juventino da tifare in finale, sicuro, sicuro, prima ancora delle semifinali. Poi ovviamente tiferò spudoratamente Croazia, ma qua lo vedremo più avanti. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Non so se stasera riuscirò a fare il post Brasile-Belgio, me lo auguro. Se in caso contrario ci sentiamo nei prossimi giorni per i prossimi video. Vi saluto, ciao a tutti!